La deposizione di Cristo, nota anche come Pala Baglioni, fu realizzata da Raffaello Sanzio nel 1507, commissionata da Atalanta Baglioni in onore del figlio Grifonetto, morto qualche anno prima. L'opera doveva essere posta all'interno della cappella di famiglia, sull'altare del Salvatore, nella chiesa di San Francesco al Prato a Perugia. Secondo il Vasari, Raffaello ideò l'opera quando ormai si trovava a Firenze. Sicuramente fu il risultato di un processo molto complesso, come ci testimoniano i numerosi bozzetti preparatori. A dominare la scena, il corpo morente di Cristo, trasportato da tre uomini. Il più giovane, al centro della tela, è Grifonetto Baglioni. Partendo da sinistra, partecipano alla scena San Giovanni Evangelista, la figura con le mani giunte, Nicodemo e Maria Maddalena, dipinta con la fisionomia di Zenobia Sforza, moglie di Grifonetto. Dal lato opposto vediamo Maria, svenuta, la quale è sorretta dalle pie donne. Nel volto della Vergine, Raffaello ritrae Atalanta Baglioni. In questo dipinto Raffaello crea un dialogo diretto con il linguaggio espressivo del grande maestro Michelangelo Buonarroti, in particolare nel corpo abbandonato di Gesù, il quale richiama direttamente quello della Pietà Vaticana, mentre nella posa della donna inginocchiata verso Maria, in una posizione di torsione, si può riconoscere una puntuale citazione del Tondo Doni. Complessivamente, l'opera si componeva di più elementi. Al centro vi era la pala con la deposizione di Cristo, la quale era sormontata da una cimasa con la raffigurazione del Padre Eterno con gli angeli e un fregio a grottesche. Infine, nella parte inferiore, vi era una predella con la raffigurazione delle virtù teologali, la fede, la speranza, la carità, affiancate da putti. Purtroppo l'intera pala rimase solo un secolo sull'altare della cappella. Una notte di marzo del 1608, l'opera con la deposizione venne sottratta per volontà del cardinal Scipione Borghese, nipote di Papa Paolo V, e portata a Roma nella Galleria di Famiglia, dove ancora oggi possiamo ammirarla.